Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video direttamente dalla Svizzera. È un sabato pomeriggio, quasi sera. Oggi tappa, diciamo, Lugano, base di partenza per domani, diciamo. Qua siamo a Chiasso, vedo poche macchinetta, quindi andiamo per Lugano cercando di non prendere l'autostrada, visto che non ho la vignetta. Andrò a cercare un campeggio in quel di Lugano e poi vi farò sapere. Ed eccoci ragazzi, il lago di Lugano. Qua si inizia a vedere il lago, davvero molto bello. E poi adesso andrò a cercare in zona un bel campeggino dove andrò a montare la tendina. E niente ragazzi, ci vediamo poi quando trovo la sistemazione. Poi magari andiamo a fare un giro serale a Lugano. A dopo! Che spettacolo ragazzi! Che spettacolo! Sappiate che Lugano è stata, diciamo, la prima tappa, cioè prima tappa, primo viaggio in moto che ho fatto, è stato a Lugano. Ho fatto qua 2 o 3 giorni. Era il primo viaggio prova, diciamo. Guardate qua che spettacolo davvero. Ah, ok, devo passare da dietro. Qua siamo in centro a Lugano, ragazzi. Quasi in centro. Però ci verrò stasera in centro. Adesso vado a cercare la PlayStation. E rieccoci qua ragazzi, stiamo per andare, cioè anzi siamo in Lugano, vi farò vedere il lungolago. Molto bello, molto bello. Una città davvero come direbbe un certo youtuber, strade a livello, pompini a livello, tutto a livello. Lugano, Lugano. Io il campeggio l'ho trovato a Dagno, che è qua a un paio di chilometri da Lugano, molto carino. TCS Camping. E
Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Mattina, oggi, adesso sto per andare a prendere l'autostrada svizzera. Ho fatto anche la vignetta, visto che ho notato che andare per statali è un po' com'è la situazione, perché in pratica ci sono i limiti molto bassi, 50-60 all'ora, quindi ho deciso di andare fino a un certo punto con l'autostrada. Quindi oggi prima tappa di giornata, Grimsel Pass, poi faremo il passo Furka, passo del San Gottardo, e ritornerò giù verso Lugano per poi rientrare in Italia. Quindi niente ragazzi, ci vediamo nei pressi del Grimsel Pass. A dopo. Eccoci ragazzi, usciti dall'autostrada. Si presenta questa bella stradina, bella tortuosa. Mi raccomando, in Svizzera rispettate i limiti. Comunque non sono male come limiti, perché nei centri, vabbè, 50 come al solito, poi fuori dal centro 80. Che belle stradelle però. Che strada c'è? Davvero fantastica. Neanche una buca, così che si fanno le strade. Così che si fanno le strade. Ragazzi, fantastiche. Comunque dai, ci vediamo più tardi quando salirò verso il passo Grimsel. A dopo. Che spettacolo ragazzi, sto salendo verso il primo passo di giornata, ovvero passo della novena. Davvero spettacolare. Fantastico ragazzi, fantastico. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Spettacolo! Spettacolo! Eccolo qua, passo della novena. Wow! Wow! Bello, bello, bello! Ok ragazzi, ora si scende da questo bellissimo passo e si spera di andare a vederne un altro di bellissimo passo, ovvero il passo della novena. No, questo è il passo della novena, ovvero il Furka Pass. No, e che cavolo, il passo Grimsel. Amico Paolo. Grazie.
strada. Ho visto il palo lassù. Tutto a posto. Ma Figaro, sei bravi tu. Ero io, infatti ho detto Figaro, ho detto ma il Paolo quello, dopo ho visto Luca, ho detto sono loro. Ma adesso torno indietro, vale. Sto andato indietro io. È quello che fate voi.